die when love has gone. I know you think you'd like to run away. Finalmente siamo giunti. Siamo giunti. Siamo sentiti. Questo è il caffè più antico di Roma. È un caffè stupendo dove io vengo molto volentieri con amici, con registi, con autori, insomma è un incontro sempre tranquillo, non solo tranquillo, ma che ha una sua atmosfera, per cui sì, si creano i presupposti di un colloquio non solo formale, ma un colloquio sereno, un colloquio sereno, amichevole. Io faccio una domanda un pochettino a tutti gli ospiti del Caffè Con, lo faccio anche a lei, signora Lo Iodice. Chiaramente i nostri ospiti vorranno sapere, in questo caso, chi è Giuliana Lo Iodice? Io sono... sono una persona che, vedi caso, fa l'attrice, desidero da tanto tempo. Io non voglio nascondere la mia età, perché tanto la sanno tutti, non mi interessa. Io l'anno scorso ho compiuto 51 anni di teatro. Insomma. E quindi sono una donna che ha lavorato tanto, che ha vissuto tanto. Ho avuto due mariti importanti, uno Mario Chiocchio, che è stato un produttore anche importante, era un attore, un bellissimo uomo e un bravissimo padre dei miei due figli, Sabrina che fa la costumista e Davide che è impegnato nella Banca di Roma. Quindi ho avuto una vita molto densa, sono stata tra le donne più fortunate ma anche più impegnate d'Italia, perché per esempio sono stata tra le prime divorziate a illo tempore. Eh certo, perché poi insomma parliamo di una trentina d'anni fa, giusto? 40, per cui cominciavano i primi problemi per le donne che si separavano, più o meno in tranquillità, in serenità. Il mio è stato un fatto un po' burrascoso, e però insomma poi con Haroldo, quando ci siamo incontrati, Haroldo, vogliamo ricordare Haroldo Thieri, il mio grande Haroldo, sì, è stato un incontro cosiddetto fatale, perché ha determinato un cambiamento totale della mia vita, non solo come donna, ma anche come attrice, perché è nata la ditta Thieri Lo Iodice, che per 40 anni ha agito in tutti i teatri d'Italia. Tantissimo, quindi era una coppia forte, molto forte, insomma, molto, sia nella vita privata che sul lavoro. Sì, molto rispettata, molto seguita, certo, anche da un punto di vista proprio, come dire, di pubblico, per cui anche i produttori erano molto felici di fare le nostre compagnie, e abbiamo fatto un lavoro molto forte, molto assiduo, non siamo mai mancati agli appuntamenti col pubblico ogni anno, e abbiamo all'inizio abbiamo un po' anche suddiviso la nostra presenza sia in teatro che in televisione, e quindi il pubblico ha cominciato a amarci anche da un punto di vista più globale, perché ci vedevano anche in televisione insieme, sì. Ed è stata una cosa, ecco qui è arrivato il caffè. Grazie. Io prendo tantissimi caffè al giorno. Malissimo. Male. Bisogna prenderne uno e al caffè greco. questo è vero. Ricordando comunque il suo passato, nel senso le origini, insomma, l'inizio della sua carriera artistica, nel 63, non vorrei sbagliare. Io ho cominciato molto prima. Molto, cara, prima, sì. Per avere 51 anni di teatro sulle spalle vuol dire che ho 53, cominciato almeno a 14 anni, quindi parliamo appunto del 55, 56, ho iniziato in un modo strano, in un modo quasi, diciamo, casuale. Ho cominciato così presto, ero una bambina e mi sono trovata in tournée in una cosa di Visconti che faceva il crogiuolo di Arthur Miller con dei big di allora, che erano la Lilla Brignone, Gianni Santuccio, altra coppia famosa. Dopodiché ho fatto 2 anni soltanto di accademia, e a 18 anni ho debuttato proprio come prima donna con Giancarlo Sbragia in teatro con Ricorda con rabbia di Osborne, che è un testo degli Arrabbiati inglesi, che ogni tanto si ripresenta perché è un testo ancora importante e famoso. Il teatro è vita, il teatro è calore, il teatro, quanto lo si ama il teatro, quanta emozione
teatro è insostituibile secondo me per il pubblico, perché anche se abbiamo i mass media che imperano, impazzano, non troveranno mai il problema emotivo, certo, il fattore emozione quanto lo trovano in teatro, con sì, lo spettacolo cosiddetto dal vivo, e che bisogna imparare a difendere, sì, e a seguire con molta attenzione senza abbandonarlo, perché il teatro sta vivendo una piccola crisi, ma io sono abituata alle crisi, io sono abituata che da 50 però anni si dice si sempre superano il teatro, ma lo diceva Petrolini, ma cos'è questa crisi? Ecco. È una cosa antica che il teatro sia in crisi. Vero. Il teatro è in crisi perché lo Stato non se ne cura a sufficienza. È lo Stato, dice lei. Certo. Certo. Quanto è cambiato il pubblico? O è sempre lo stesso? Tante esperienze. Il pubblico è lo stesso, sono cambiati i produttori e i direttori dei teatri, che ormai perseguono una strada più facile, più commerciale, per cui tutto quello che arriva dalla televisione o dagli spot pubblicitari o da un cinema o dal cinema per loro acquista maggior valore, certo, che non dei personaggi che hanno fatto del teatro il loro sacrificio, la loro, certo, vita, la loro serietà. La loro immagine totalizzante, chiaro, certo, sia per loro che per il pubblico. E il pubblico è abbastanza sviato, voglio dire, perché il lato commerciale si impone su tutto e anche, certo, in teatro. Assolutamente, assolutamente. Anche in teatro. Che consiglio darebbe ai giovani che appunto vogliono calcare le tavole del palcoscenico? Io ho molta tenerezza per i giovani, ritengo che noi siamo stati molto più fortunati di loro, in quanto abbiamo vissuto in un'epoca in cui appunto il teatro non era un fatto di exploit d'immagine. Oggi i giovani arrivano al teatro come un optional, come una cosa da mettere sul curriculum. Ah, ecco. Corrono? Corrono a fare teatro perché immaginano che il teatro sia un altro genere di spettacolo in cui cimentarsi, certo, in cui provarsi, certo, per avere il consenso. Questo sì. Non è questo, non è questo secondo me. E poi non si diventa attori, come dire, senza una gavetta, senza un minimo di background e soprattutto senza incontrare le persone veramente di qualità. Ecco. E i giovani oggi si buttano nel settore attorale con una facilità che mi impressiona. Infatti. Mi impressiona molto, naturalmente hanno capito che la cosa che conta di più è essere conosciuti, avere popolarità, perché poi si ha l'immagine e quindi viene il seguito, certo, i direttori dei teatri, i produttori, speculatori vogliamo anche chiamarli molto, anche, per cui bisogna stare molto attenti, attenti a come si comincia a fare teatro e a non perdersi poi per strada, perché di materiale umano ce n'è tantissimo infatti, secondo me, sì, troppo. Io, come Aroldo diceva, sono per la scuola della dissuasione. Ah, ecco, giusto. Altrimenti fidarsi delle scuole importanti come il Piccolo di Milano, come lo Stabile di Genova, come l'Accademia di Roma, come il Centro Cinematografico di Cinecittà, cioè stare attenti a non essere presi in giro e a non essere strumentalizzati dalle scuolette, dalle scuoline e dai pochi insegnanti che ci sono ci in giro, sono in giro, sì, non hanno, sì, autorità, infatti, in questo campo. Dal teatro passiamo al cinema, con la, sì, io la ricordo con La vita è bella. Ecco. Io ho fatto pochissimo cinema, non so perché, non me ne sono mai occupata molto, forse perché ero anche molto molto impegnata col teatro. Non ho avuto agenti. Ha lavorato in teatro, ha dato tutta se stessa. Però ho fatto anche tanta televisione, io anche, ho fatto i grandi romanzi sceneggiati, tipo Una tragedia americana, Il conte di Montecristo. Poi con... Ma lei mi parla di capolavori di esatto, ieri comunque. Esatto, quindi per un certo pubblico, non parliamo dei giovani, ma parliamo delle persone sui 50 anni, sì, io sono molto nota anche per la televisione, sì, che il mi ha regalato dei momenti di popolarità assoluta. Pensi, certo, che ero arrivata a una tale popolarità per cui mi hanno offerto di fare il Festival di Sanremo con Mike Bongiorno. Io nel 64, quando vinse Gigliola Cinquetti, ero una, sì, tale vetta di popolarità che immediatamente arrivò anche il Festival. Ha caccato anche il palcoscenico del Festival. Sanremo, come no? Come? E poi ho fatto delle cose divertenti, musicali, ho fatto il grande Ciao Rudy con Marcello, sì, Mastroianni, sì, perché il mio... Sì.
la mia prospettiva era anche di fare il teatro musicale, cosa che poi, incontrando Aroldo, per tante ragioni invece ho completamente smesso, ma mi piaceva da morire ballare, tantissimo, cantare. Quindi, allora certo. C'era Delia Scala, che era il mio mito, certo, sì. E io, per me, allora la mia pazzia, il mio vertice, certo, sarebbe stato anche di diventare una showgirl, capito? Quindi di cantare, di ballare. Come quindi... no? Certo, e oggi sì. Ammiro molto i ragazzi che si impegnano anche nelle scuole di ballo e di canto, perché lo trovo molto giusto. È giusto, come no? Non solo saper recitare, ma cantare, ballare, sì, fare di tutto. Assolutamente sì, completi assolutamente, comunque sì, da questo sì, punto sì. di vista. La vita è bella, c'è stato sì. un incontro bellissimo con Roberto Benigni, sì. col quale siamo rimasti molto amici, ogni tanto ci sentiamo, ci vediamo. Avevo offerto di fare un ruolo molto bello a Aroldo nel Pinocchio, che poi non si è realizzato perché Aroldo non stava già molto bene, sì. e quindi purtroppo non l'ha potuto realizzare. Mm-mm. Però mi ha portato allegria, sì. un'atmosfera straordinaria. Ricordo come abbiamo seguito l'Oscar. Sono stata tra, come si dice, tra i segnalati, sì. per il cast per l'Oscar, sì. per cui mi volevano invitare a Los Angeles in quel momento, ma non sono andata perché stavo facendo teatro. Ah, ecco, nell'ultima quindi. Cosa che ho fatto con Harold, che era ecco. l'amante inglese di Margherita di Grazia all'Eliseo. Lei crede alle stelle? Alle stelle? Sì, sono le stelle, come si sente dire da qualche parte, sono gli occhi dei nostri cari, ecco, che ci seguono da lontano. Che ci seguono da lontano. E se uno alza gli occhi al cielo, si illude di poter vedere uno sguardo, un'occhiata, che ci appartenga e a cui ci si rivolga in un modo per ottenere una risposta che forse in quel momento abbiamo certo. bisogno di avere. E chissà che non ci venga proprio da loro. Pochi minuti, signora sì. Loiodi, cioè, abbiamo così siamo preso divertiti. Un caffè. Sì, ci siamo, sì, ci siamo conosciuti prima di meglio. Tutto. Intanto però, lei si sente più sole o più luna? Tanto per chiudere. Io come temperamento sono molto romantica, per cui sceglierei la luna. Però capisco che è un controsenso per il mio segno. Quindi è perché è leone, insomma, sì. il sole, agosto. Però mi piace più la luna. E cosa sceglie? Cosa si sente? Più sole o più luna? Io scelgo la luna. Ok, allora sceglie la luna. La produzione di un caffè con la sì. omaggia di un piccolissimo pensiero. Se può che aprire. Gentili, che carini, grazie. Così, giusto è una per... sorpresa questa, è una sorpresa, che sì. carina. Oh, che dolce. Ecco, ecco qua. È carino. Lo terremo come abbiamo ricordo. Abbiamo fatto una chiacchierata. E come Porbonè, certo, va bene? Bella comunque la sì. luna, eh? Bella. La luna è bella. La luna certo. sa perché mi piace? Romantica. C'è tanto mistero nella luna. Vero. E noi dobbiamo conservarlo un po' è di limpida, mistero. È limpida, è chiara. No, no, ma è misteriosa la luna. Misteriosa. Per cui contiene tanti messaggi e tanto carattere. Certo, capisce? Noi la ringraziamo. Grazie. E ringraziamo alla regia Gianni Petrizzo, operatore Gianni Giaccio, assistente al programma Fabiana Esposito. In bocca al lupo. Ne ho bisogno. In bocca al lupo davvero, anche non solo nel lavoro, nella vita privata. Un ricordo affettuosissimo al grande Aroldo Thiene. Grazie. Davvero, grazie. Mi associo grazie. A lei davvero. Sono contenta. Con tutto il cuore. Grazie. Grazie.